Benvenuti in questo video speciale. Siamo qui perché sono finalmente arrivato in Arena 7 in Clash Royale. Sto giocando a Clash Royale, mi sto impallando in una droga a Clash Royale e non ho ancora gemmato. Ho detto voglio gemmare qualcosina quando siamo in Arena 7, perché almeno porto la principessa. Voglio lo stregone di ghiaccio. Sto aprendo il telefono, apriamo Clash Royale. Vi faccio vedere un po' anche l'account, tanto che ci siamo. Non ho mai gemmato, l'ho capito dalle vittorie di solito. Allora, tutto da fan 2000, record personale 2000. Dunque sono proprio appena arrivato ed è una settimana che 1996 e me ne faceva perdere 3, 1997 e me ne faceva perdere 3. Oggi finalmente sono riuscito ad arrivare in Arena 7. Dunque ho fatto 536 vittorie e vedete ho 45, mi mancano anche delle carte, dunque non ho gemmato, potete capire. Ho 378 gemme che sono quelle che ho accumulato man mano, 2000 d'oro, stavo facendo il ballo della corona e sono salito, dunque andiamo a comprarlo. Questo è il mio mazzo, mi piaciucchia abbastanza e vorrei avere il principe, però non ho assolutamente un principe forte perché è a livello 2. L'unica carta che ho iper forte, iper potenziata, non la trovo, eccolo qua, è il barile goblin di livello 3 che potrei portare addirittura al 4, perché non ho mai trovato una leggendaria, ma il gioco mi ha regalato un baule super magico, ero contentissimo, 24 ore, dopo 24 ore lo apro, 13 barili goblin. Ditemi voi cosa mi faccio di 13 barili goblin. Ho provato a inserirlo in un deck, non riesco veramente a giocare con il barile goblin, veramente. Dunque è stato un super magical chest inutile. Ma bando alle ciance, avete già visto che ho comprato qualche domatore di cinghiali, andiamo a comprare qualche gemma. E compriamoci questi 20 euro di gemme. Guardate le gemme che salgono. Guardate le gemme che salgono. Sì, grazie. Ok, voglio le gemme. Le gemme che salgono, tra l'altro. No, vabbè. Non ho l'audio nel mio, però vabbè, poi lo sentiremo. Allora, abbiamo 2778 gemme. 7, 14, 21, 28. Direi di comprarci 4 bauli super magici. Mi rimangono gli spiccioli per il gelato, che sono 78 gemme. Partiamo subito. Allora, cosa voglio? Voglio, il principe che non ho, le guardie che non ho, una leggendaria, perché non ho ancora una leggendaria, mi piacerebbe lo stregone di ghiaccio, se non posso la principessa, no, assolutamente il mastino lavico, perché non saprei come usarlo e non me ne farei niente. Carte che non uso, sapete già, il barile goblin, ma adesso me ne regaleranno proprio a pioggia di barile goblin, che lo portiamo a livello 10. E non voglio l'arco X perché non lo uso. Tutte quelle che ho dentro il mazzo vanno bene. Compra te, clicca. Io. Clicca. Il primo bullo fai il primo bullo. Fai il tuo primo bullo. 473 d'oro. Due giganti che adesso non uso, ma al 6 potrebbe essere cattivo. Vado. Vai. 17 giganti royal. Beh, dai. Va bene perché non ce l'avevo, finalmente lo porto un po' su. 6 stregoni, non lo così. Uso. E me ne mancano solo 94, però va bene, sono contento. 50 scheletri, 9 rocket che non uso. Adesso voglio 2 o 3 epiche. Vai col ditino perché poi c'è la leggendaria. Un principe nero. Non troverò la epica, ma ho il principe nero. Dai, sbloccato. Sì, sono molto contento. E adesso se avessi il principe nero, finisco io. Finisce, ok. Ci dovrebbero essere altre 2 epiche. Vedo gigante che non uso, però vabbè, sapete, tutte quelle carte comunque al 3, tante roba, il primo va bene, abbiamo trovato il principe nero, ditino magico. Vediamo se anche il mio ditino magico, ho speso il cash, fammi 371 d'oro, 11 spiriti del fuoco che questo anche, te le regalerà ah, regalo, apro il frigo, spiriti del fuoco, accendo il tv, spiriti del fuoco, calma. 16 cavalieri, 18 giganti royali, che io me le porto a casa, giganti royali, perché 23 frecce, le uso, va bene. Attenzione, un pecca. Adesso bisogna sperare di trovare un'altra epica, una o per due. No, me ne è nata una. Però le guardie, le volevo. Le guardie sono una nuova epica di questa edizione, ok? Io direi che ci sarà un'altra epica, se abbiamo culo. Leggendaria, non, abbiamo sfiga, neanche culo, sfiga, però 17, così, mi sono rimasto così letteralmente, ma aspettavo, un'epica, ho detto leggendaria, 17 giganti, va bene, ok, faccio io poi tu fai l'ultimo.
O vuoi far questo? È uguale, dimmi te. Destino, dispari, dispari. Vai. È destino. Bim, bum, bam. Tre dispari mio, tocca a me. Ok, è destino, eh. Allora, vediamo. 518 d'oro, va bene. I tre moschettieri sono appena arrivati in Arena 7, così faccio ciao. Scusate. Ti devi rifare il mazzo, lo sai? Non posso mettere i tre moschettieri perché hanno un costo di 9. Le guardie non posso mettere. Costano 9 i tre moschettieri. 9, 9. No, no, praticamente. E non posso mettere le guardie perché ce l'ho a livello 1. Non posso usare il principe nero che ce l'ho a livello 1. Devi rifarti il mazzo. Non ancora. Allora, poi 4 stregoni. Va bene, lo uso. Lo stregone da 7 è tanta roba. 28 cavalieri, anche i cavalieri, ovvio, te le regalo. Sono contento che non ho ancora trovato guarire i goblin. Adesso, guarire i goblin per 3. Spirito del fuoco, va bene. Questo è guarire goblin una volta. Una furia, ci sta, perché la posso portare al 4. Io la furia la usavo tantissimo in Arena 5. Sfasciavo tutto, usavo principe, sgherri, furia. Spero nelle due, due epiche. Niente. Mamma mia! Mamma mia! So che chi è già più in alto di me dirà vabbè, vabbè, però cazzo. Lo specchio per 2. Lo specchio per 2 sarebbe buono se hai. Tocca a lei, guarda già. Sarebbe buono se mi potenzio subito davanti a voi. Mamma mia, l'illegalità. Il domatore di cinghiale a 6 è l'illegalità. Hashtag l'illegalità. Danno al secondo più 15, danno più 20. Mamma mia, va bene, va bene. Va bene, 400. Sono appena salito anche a livello 8, come potete vedere. Si vede, sì, nello schermo. Ok, ultimo baule super magico. Mio? Tuo. Usiamo il ditino magico. Vado? Voglio, ragazzi, un secondo di ghiaccio alla principessa, perché sarebbe... Vado? Sì. 4 cannoni, servono me. I cannoni li userei. Sgherri. Gigante royale. Ancora. Attenzione, vai. Ma ne è ancora 4. Ancora. No, va benissimo. Ogni pacco dovrebbe avere 4 stregoni. Vabbè, ce ne hai trovati 16. Vai. Valentina, se adesso hai 2 epiche o 3 epiche, dopo c'è la leggendaria. Oh. Guardate lo sguardo. Io voglio lo stregone di ghiaccio. Penso che lo stregone di ghiaccio sia la difesa perfetta. Mamma mia! Me lo porto a 2! Vabbè. Come? Così. Vabbè. Allora, sapevamo al 1000 per 1000 che non potevamo trovare lo stregone di ghiaccio. Al 1000 per 1000. Al 1000 per 1000. Allora, scheletrini nuovi, guardiate. Mamma mia. 3 spietati fratelli ossuti. Guardate gli scudi, spezzate i loro scudi e rimarranno solo 3 spietati fratelli. Ok. Ok. Vabbè, tanta roba. 3 moschettieri di livello 1. Ma noi andiamo già a migliorare il principe nero. E adesso praticamente il principe. Cioè, prendetevi conto. Prendetevi conto. Ho il principe nero. E lo vedete, livello 2, 2 carte. Il principe, che sono 3 mesi che ci gioco. Eccolo qua, lo vedete. Il principe è al livello 2, 1. Sono tutte e due epiche. Tutte e due epiche. Ma il principe, potete trovarlo anche in vendita nello shop. Mai. Allora, tanta roba. Il barile goblin non lo potenzierò mai. Mai. Mai nella vita rimarrà lì così. Abbiamo il gigante royale. Ma fino a livello 6 o 8 le comuni si potenziano. Tra l'altro era una settimana che trovavo solo giganti livello 5, non era neanche malaccio. Solo giganti royale, una fatica. Una fatica. Ringrazio il cielo che un mio pecca al 6. Pam, pam, pam. Pecca d'arroganza. Allora, è stato un buon chest opening. Sì, ho trovato il principe nero. Ho trovato le guardie. Ho trovato i 3 moschettieri, ho potenziato il gigante royale anche se non uso, ho fatto salire addirittura il principe nero, ho portato su il domatore di cinghiali, stavo per dire, ho fatto su un po' d'oro, ma avevo 2000, adesso 1971, portando su le cose, l'oro me lo sono già speso,
Non ho trovato la leggendaria, comunque direi che sono contento perché adesso andiamo a vedere che carte mi mancano. Guarda, non ci credo, veramente? Veramente. Guarda le carte che devo trovare. Che carte ti mancano? Tanto da fare. Fammi pensare. Leggendaria. Dunque, tolto le leggendarie, ho tutte le carte e va benissimo. E un giorno troveremo anche la leggendaria senza gemmare. Contentissimo, è un video in più, ve lo ricordo. E che dire? Un bacione a tutti e al prossimo video. Ah, adesso parte la challenge. Chi troverà tra i due prima la leggendaria? Allora, io apro o faccio tutti i giorni il bravo della corona. Ogni giorno apro gli scrigni. A volte mi metto addirittura la sveglia per massimizzare l'apertura degli scrigni. Lei ci gioca un giorno, si arrabbia. Gioco di merda, eh? Non ci gioco più. Se la trova prima lei è veramente un'ingiustizia atroce, atroce, perché sono sicuro, ma potete scommetterci quello che volete, appena troverò una leggendaria, io troverò il mastino di fuoco infernale, come si chiama, che non lo voglio assolutamente, assolutamente non lo voglio. Lei apre un baule di legno gratis, stregone di ghiaccio, ma perché? Pezzo di video bonus, siamo nel giorno dopo la registrazione che vi ho fatto dei 4 chest opening. Ho vinto uno scrigno di Arena 7 super magico. E cosa faccio? Non ve lo faccio vedere? Innanzitutto vi faccio vedere un'altra cosa. È la domenica magica, perché ho registrato che era sabato, oggi è domenica, il video verrà caricato, penso, oggi che è lunedì, domani che è lunedì o martedì, comunque verrà caricato la domenica epica. Ho già comprato un principe nero per averne 3 su 4, spero di trovare uno gratis e me lo potenzio, e che non trovo mai un principe, dunque ce lo compriamo in diretta. $2000 un principe, adesso due devono capitarci nelle nostre ceste gratuite e finalmente avremo il principe al 3. C'erano tutti il principe al 3, io no. Comunque, vi dicevo, voglio aprire questo bellissimo magical chest insieme a voi. Viene 72 gemme, mi manca qualche gemma, dunque andremo a shoppare un altro euro di gemme. Incredibile, amici, in questo video shopperemo un altro euro di gemme. Allora, andiamo giù, un euro di gemme, 80 gemme. Ok, ti ringrazio, le gemme che volano. Ecco fatto, e andiamo a aprirci questo super magical chest insieme. Come prima, voglio una leggendaria, non ho una leggendaria. Mi piacerebbe lo stregone di ghiaccio o Scintilla, ma Scintilla devo farci, la principessa, vabbè. Scintilla bisognerebbe farci un mazzo a sé, il mastino di fuoco ovviamente non me ne faccio niente. Intanto saluto i ragazzi del clan i Bombers, e molti hanno capito che ero io perché il mio nickname è 88 Zelda Fan. Molti fanno, ma è veramente lui? Sì, sono io. Saluto tutti i ragazzi del clan, e metto addirittura la foto del tag del clan. Se volete venire a fare una partita con me, venite, entrate nel clan, c'è qualche posto libero ancora. Ciao a tutti i ragazzi del clan. 541 d'oro. Andiamo avanti. 29 barbari. Io a volte affronto gente che ha i barbari al 9 e al 10. Ah, capanna dei barbari. 5 stregoni che sapete mi fanno veramente, veramente comodo. 37 giganti royal. 8 rapidi. Attenzione, se adesso ci sono 2 epiche. Comunque un cucciolo di drago che uso, me ne mancano soltanto 8 e 2 scheletri giganti che possiamo potenziarci anche se non lo uso. È andata bene così, va benissimo, risalutiamo i ragazzi del clan, un saluto a tutti voi e al prossimo video! Sempre nuovi video! Iscriviti al canale! Alla prossima! Iscriviti alla pagina Facebook! Perfetto!